Lo voglio dire con molta chiarezza, io ho fatto solo il mio dovere di ministro, la battaglia l'hanno fatta loro, sono stati capaci di portare la Bekaert all'attenzione del mondo. E era il 18 ottobre del 2018, quasi un anno fa. L'allora ministro allo sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo la visita dell'agosto precedente, tornò ai cancelli della Bekaert in un clima trionfale. Le istituzioni avevano infatti trovato l'accordo per posticipare la fine dell'attività al 31 dicembre. E soprattutto era stato concesso ai 318 lavoratori un anno di cassa integrazione per cessazione attività, reintrodotta dal governo soprattutto grazie alla mobilitazione messa in campo per scongiurare la chiusura dello storico stabilimento di Figline Valdarno. È passato un anno, appunto, è cambiato governo. Ed è cambiato il ministro dello sviluppo economico da Di Maio a Patuanelli. Sul fronte Bekaert, però, da quel 18 dicembre non è cambiato niente. Tant'è che la multinazionale belga ha annunciato il licenziamento dei dipendenti, scesi da 318 a 220. Da oltre un anno, col supporto di un advisor specializzato in stretta collaborazione con istituzioni e sindacati, ha spiegato la direzione aziendale, Bekaert sta ponendo in essere tutte le azioni e gli interventi indicati nell'accordo del 2 ottobre 2018 al MISE, per dare continuità occupazionale ai lavoratori. Sono stati raggiunti risultati positivi in termini di ricollocamenti, ma i contatti avviati con potenziali investitori non hanno ancora portato ad una proposta concreta. E proprio quello il punto: non si è fatto avanti nessun soggetto in grado di garantire la reindustrializzazione della fabbrica di Figline per tutti i 220 lavoratori. Requisito imprescindibile, soprattutto per la FIOM CGIE. Si tratta dell'ennesimo atto di arroganza padronale, ha tuonato il segretario generale Daniele Calosi. Le richieste, quindi, sono il ritiro della procedura e la proroga della cassa integrazione per cessazione attività. Serve una reazione forte e unitaria, conclude il sindacalista e annuncia al presidio dei lavoratori e delle loro famiglie, sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, il 24 ottobre. Giorno in cui è convocato il tavolo di confronto. Un incontro per forza decisivo per i lavoratori, è infatti tornato l'incubo del conto alla rovescia.